Nella mezzaluna fertile, vale a dire la Mesopotamia, i cereali crescevano che era una meraviglia. Tostarli per trasformarli in farina era un lavoro da niente. Farci il pane, la birra e la polenta la diretta conseguenza. I Sumeri cuocevano 100 differenti tipi di pane, focacce e pizzette bianche di ogni genere. Per tenere il conto, alla fine furono costretti a inventare la scrittura, grazie a cui poterono mettere cuneo su pietra anche la divisione del mondo, secondo loro, la terra e il cielo. Gli studiosi hanno individuato gli Anannuki e gli Igigi come il complesso delle divinità del cielo e della terra. Ma fonti più recenti indicano la distinzione come tra quelli che vengono dall'alto e quelli che vengono dal basso. Che parlassero dei vegetariani degli alberi e dei camminatori carnivori? Di fatto, nell'era di Gilgamesh e poi di Hammurabi, gli animali furono prima addomesticati e poi adoperati per il lavoro dei campi e la produzione di latte e uova. Probabilmente questo fu il volere di Sumu-Abu, l'Ur vegetariano fondatore di Babilonia, nonché primo sovrano della stirpe dei futuri regnanti. Stabilì che chi volesse continuare a mangiare la carne dovesse nutrirsi di cavallette. Di qui la ripresa della coltivazione di legumi e il successivo boom. Camolu legum è un dopo più, un po' de più. È un'antica iscrizione che in cuneiforme volgare vuol dire meglio fermare la produzione di lenticchie per quest'anno.